Sono morto molte volte, ma sono sempre stato travolto da impreviste, insperate, impossibili risurrezioni. Continuo a scrivere, forse ora un po' più per me stesso, vivendo la scrittura come una forma di introspezione e non di comunicazione, come è stato nel recente passato. Mi chiamo Colmi Stockhausen, anche se non è il mio vero nome. Per tutti quelli che me lo chiedono o l'hanno fatto, lo faranno. Colmi sta per Conrad, Corrado, San Corrado. È il 19 febbraio, il giorno in cui sono nato. Pur essendo ateo, convinto e praticante, la mia vita mi regala contatti costanti con la religione. Stop. Ho 30 anni. Dal 1992 sono alto 1,84 m e peso a seconda degli anni di più o di meno. Ho cercato nel basket la consacrazione, trovando poi nei libri la mia consolazione. Non fumo, non bevo, non ci vedo. Da almeno 20 anni mi continuano a dire che sembro più vecchio. Mi piace guidare e coprire le distanze. Non scrivo a comando ma su ispirazione. I gatti mi hanno salvato la vita più di una volta. Non ho sogni nel cassetto, ambizioni o particolari fonti di ispirazione. Un paesaggio inedito mi concedeva ulteriori anni, nuove prospettive. Guardo il soffitto al buio, la disperata ricerca della pace interiore. La notte qui non è sicura. Odio le sirene, ho paura della croce, dei chiodi, poi era meglio non parlare. Avrei voluto aprire le porte del cielo, osservare il suo cuore. Oggi mi sento trendy mentre provo una maglia stretta a due tagli la mia. Oggi mi sento grande e non curante del mio aspetto. Oggi sono casual, classic, vintage. Oggi mi sento amato mentre indosso il tuo sguardo. Concludo con una lettura di una parabola analogica. Essere di moda, fuori moda, uscire, tornare di moda, invecchiare, passare di moda. Grazie.